Grazie Presidente, grazie ai consiglieri che sono intervenuti, che in vario modo e vario titolo, a seconda delle parti rappresentate, hanno sollecitato un intervento in questa direzione. Il voto ovviamente è un voto favorevole e distingo i livelli. Uno è quello relativo alla necessità, anche attraverso iniziative come quella di oggi, di tenere viva la questione relativa alla vertenza dei lavoratori meridiani, che rischia, oltre alla mortificazione dal punto di vista lavorativo, come dagli stessi lavoratori segnalato, di venire dopo tante, purtroppo, altre vertenze che sono in corso, per il profilo dei lavoratori stessi, per le questioni riguardanti migliaia e migliaia di lavoratori e conseguentemente decine, centinaia in Sardegna e nel resto del paese di imprese in crisi. Valga la pena ricordare che solo l'Ilva di Taranto riguarda 30.000 lavoratori, quindi è chiaro che il problema legato alla crisi è legato a una miriade purtroppo di vicende in corso, causa di conseguenza che la vicenda meridiana sia messa insieme purtroppo a tantissime altre vicende. Quindi un'esigenza è quella di tenere viva la questione relativa anche agli occhi dell'opinione pubblica, che insieme ad altre vicende, insieme purtroppo ad altre vertenze, vi è anche quella di Meridiana, che non deve avere una priorità diversa rispetto all'altra, ma non può neanche subire una retrocessione riguardante le vicende in corso, le altre vertenze in corso, scusate. L'altro aspetto è quello di portare in tutte le sedi, tenendo conto che alcune di queste sono già interessate, la Regione Sardegna, come sapete, anche nella giornata di oggi, mi pare, abbia tenuto degli incontri con i lavoratori o comunque con le rappresentanze sindacali e non so se anche con l'impresa, comunque con l'azienda, anche con l'azienda confermano i lavoratori, e però non basta, nel senso che è chiaro che il livello dell'agire a livello regionale non può essere quello di far da tramite, cioè di mettere insieme due parti che ovviamente sono in conflitto riguardante una vicenda di ristrutturazione aziendale che interessa il personale e il personale interessato dalla vicenda stessa, ma è indispensabile che lo Stato e la Regione, tenendo conto che la nostra Regione è interessata dalla vicenda in maggior, con un aspetto e un profilo molto, di impatto molto più negativo rispetto ad altre regioni, con un atteggiamento, come dire, di maggior forza a tutela dei lavoratori. Questo, come dire, credo che sia il secondo punto. Il terzo punto è, a livello europeo, fare in modo che la questione legata alla continuità territoriale, come veniva illustrata dal consigliere Dore, ne cito uno, ma insomma ripresa anche in più interventi che sono avvenuti, non possa essere trattata in egual misura rispetto alle vicende della continuità territoriale aerea e marittima, come se si trattasse della penisola, come se si trattasse di un altro Stato collegato attraverso la terraferma nel resto d'Europa. La vicenda che riguarda la continuità aerea e marittima di un'isola ha caratteristiche proprie che devono essere prese in considerazione dall'Europa per considerare quelle caratteristiche come aspetto eccezionale rispetto alle leggi e alle normative europee che impediscono che si possa agire e operare per il collegamento di un'isola in modo diverso rispetto al collegamento della penisola, che tutto sommato la penisola e gli altri stati membri dell'Europa sono comodamente collegati attraverso le tratte ferroviarie. Questo mi pare essere il terzo punto che interessa un livello ulteriore che non è stato citato, e cioè la rappresentanza parlamentare europea sarda, che per fortuna oggi esiste, che può pesare tre, che è il numero dei parlamentari, però almeno per tre deve pesare a livello europeo per attivare insieme alla Regione, insieme allo Stato, far emergere questa caratteristica e questa eccezionalità della situazione regionale. Concludo, Presidente, ho portato la questione all'attenzione della Camera dei Deputati, come sapete, alla presenza di 600 sindaci, della Presidenza della Camera dei Deputati, cioè della Presidente della Camera dei Deputati, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Del Rio, ex sindaco,
e dei ministri che erano presenti in occasione di quella seduta. Porteremo anche all'ANCI, raccolgo l'invito dei consiglieri, porteremo anche all'ANCI, tenendo conto che poi il dibattito nel quale sono stato inserito da parte della presidenza dell'ANCI, in rappresentanza della presidenza dell'Associazione dei Comuni d'Italia, riguarda il tema del lavoro insieme al segretario generale della CGIL, la Camusso. Quindi, volente o nolente, anche se al di là di possibili forzature non ve ne saranno, perché proprio il tema, anche se non fossi stato costretto dal tema stesso, in ogni caso l'avrei portato all'attenzione, ma in questo caso comporta né più né meno che il tema della vicenda meridiana meriti di essere portato all'attenzione di quel tavolo, di quell'assemblea a livello nazionale, coinvolgendo anche, già coinvolta, ma insomma non guasta ripetere, anche l'attenzione della segretaria generale della CGIL Camusso, presente in quell'occasione, le vicende riguardanti l'avvertenza meridiana. Spiace che a pochi anni, mi pare un anno di distanza dal compleanno di Meridiana, festeggiato con articoli sulla stampa, con gran risalto anche in Sardegna, con gran risalto dato dalla stessa compagnia che ha caratterizzato quel festeggiamento in relazione alla sua storia strettamente collegata con la regione Sardegna, anche nell'opuscolo che viene distribuito mensilmente all'interno degli aeromobili di Meridiana. Spiace che invece di festeggiare un compleanno, e quindi ulteriori 50 anni mi pare, no? Ulteriori 50 anni, dover invece discutere del rischio di non poter festeggiare il compimento del 52esimo, 51esimo anno d'età. Grazie. Grazie al Sindaco.